cosa? Ascolti. Tu non riprendi niente. Ascolti, lei può riprendere. Lui può riprendere quello. No, che vuole. Dove? Chi è? Perché no, noi siamo questa qua è proprietà pubblico. Privata. Questo è un solo pubblico. Questa... Eccoci ad Adria, in provincia di Rovigo. Quest'uomo è un dipendente della cooperativa Edeco, che ospita qui 110 profughi. E oggi ha deciso che noi non possiamo riprendere. Secondo lei è un. Si afferma! Secondo lei è un. Si affermi, si affermo, si affermo, vada a fare il suo lavoro, a me non mi faccia il suo lavoro, noi facciamo il nostro. In pochi giorni la prefettura ha mandato sul territorio di Adria 110 immigrati, ma invece di smistarli in varie strutture, li ha accolti tutti insieme nella piccola frazione di Cava nella Po, in cui vivono 50 abitanti. Questo è il nostro comune, praticamente abbiamo le frazioni. E Cavanella è quella più piccola e si trova a circa 10 km. Lei diceva che questa è una polveriera, perché? Perché ci sono varie etnie, abbiamo avuto dei grandi problemi di convivenza. In questa zona qui abbiamo albanesi, abbiamo rom. Vicinissimo, vicinissimo al centro. Adiacente. Insomma, senza ascoltare l'amministrazione comunale, la prefettura ha preso la sua decisione, senza tener conto nemmeno che il proprietario degli appartamenti in cui sono stati sistemati i profughi ha un maxi debito con il comune. Sono 300.000 euro. Di debiti? Di debiti, su IMU, ICI non pagato negli anni... dal 2007. E non è tutto, la cooperativa che ha preso in gestione l'accoglienza infatti non è meno conosciuta. Ecofficina gestisce il maggior numero di profughi in Veneto, possiede le strutture di Cona, Bagnoli di Sopra e quella di Adria, che sono state più volte al centro di polemiche per il sovraffollamento e le condizioni in cui vengono tenuti i migranti. Ma si rende conto che qui dentro ci sono 100 persone, 100 richiedenti asilo, dove ci sono 50 persone? Si rende conto che questa cooperativa è indagata? Ma se lo rende conto, dove li tenete questi ragazzi? Attualmente i vertici della cooperativa sono indagati dalla procura di Padova per truffa e falso e dalla procura di Rovigo per maltrattamenti e truffa. È un ragioniere che lavora per una cooperativa che è stata indagata per truffa. È una cosa che mi interessa. A settembre Conf Cooperative ha addirittura sospeso Ecofficina perché non condivideva il loro modello di accoglienza, ma i dirigenti hanno cambiato il nome della cooperativa, che si è trasformata in Edeco, moltiplicando i loro affari e chiudendo il bilancio del 2015 con 9 milioni di euro.